Ciao ragazzi, dunque benvenuti in questo nuovo video. Allora, io quest'anno non ho seguito la Serie B, lo sapete, vedete il canale, non trovate mai video della Serie B, quindi non faccio il sapientone. Ma è un video di comunque un po' di contentezza perché il Parma torna in Serie A. E perché sono contento del Parma in Serie A? Cioè, non è che sono contento perché mi dispiaceva se veniva sul Frosinone o veniva sul Venezia o veniva su. Intanto a tutte queste squadre auguro a tutte, mamma mia, Palermo, Frosinone, eccetera, eccetera, Venezia, chi è in playoff auguro comunque di salire in Serie A, anche se purtroppo da regolamento ne sale uno. E allora, perché sono contento del fatto del Parma? Intanto c'è la cosa romantica, meravigliosa. Buffon lascia la Juve, molto probabilmente lascia l'Italia, probabilmente lascia il calcio, il suo Parma, quello che l'ha fatto debuttare in A, torna in Serie A. Quindi questa già è la pagina romantica di questo ritorno. Intanto sono contento perché il Parma è una storica, anche se non si chiama più, e questo, a livello statistico è interessante il fatto che il Parma abbia cambiato denominazione, quindi adesso è Parma Calcio 1913. Interessante solo a fini statistici, perché poi alla fine questa cosa conta e non conta. Credo che sia interessante soprattutto, come posso dire, a me, perché io sono l'amante, farò un video probabilmente sulla curiosità del Parma, potrebbe essere uno spunto. Come sapete, se andate a vedere nelle playlist, c'è una playlist apposta, si chiama Curiosità, e troverete che la SPAL non è quella degli anni 60, che il Milan non è sempre stato Milan e che il Torino ha cambiato diverse volte nome. Insomma, troverete un po' di video e ne farò sicuramente uno anche sul Parma. La cosa che mi rende più felice, aspettate che devo mettere sotto carica la telecamerina, perché sennò qua rimango a piedi, perché è scarica proprio. Un attimo solo, che facciamo subito. Eccoci qua. Allora, dicevo, il motivo per che mi rende felice del fatto che il Parma è tornato in serie, sia tornato in Serie A. Come ho detto, una cosa storica, perché è una grande, comunque l'ultima squadra a vincere la Coppa UEFA, lo voglio ricordare. Il cambio di denominazione, che rende tutte le statistiche interessanti, perché comunque il Parma non è più il Parma Football Club, che è retrocesso, purtroppo è fallito, ma è un altro Parma, Parma Calcio 1913, anche se la storia è la stessa. Questo l'ho spiegato, come detto, già bene negli altri video. E sono contento, intanto faccio i complimenti comunque, perché il Parma è una squadra che ha vinto la Serie D, è passata dalla Serie C ed è passata in Serie B. È la prima squadra della storia aver fatto tre salti di categoria, dalla D alla C, dalla C alla B, dalla B alla A. Quindi insomma, complimenti sicuramente. Dicevo, il motivo per cui sono contento del Parma è che io mi ricordo nel 2015, quando il Parma fece forse la stagione peggiore della sua storia, non tanto solo a livello di risultati quanto a livello ambientale, perché era un ambiente ormai rassegnato, brutto, insomma, sicuramente una brutta stoppagina. Mi ricordo benissimo i servizi televisivi dove vidi tante persone piangere. Mi sono immedesimato tantissimo. Mi ricordo delle scene dove portavano via delle panchine, dagli spogliatoi, praticamente pignolarono tutto. Mi ricordo alcune coppe che vennero pignorate, poi dopo i tifosi le hanno ricomprate e cedute al Parma. Cioè, furono scene veramente brutte, e furono bruttissime vedere gente giustamente fuori dal Tardini a far vedere la vicinanza verso un qualcosa a chi non si sa, perché la squadra ormai non c'era più. Vedere comunque i tifosi, mi ricordo delle interviste con delle donne, che una donna che pianse proprio perché giustamente loro sparivano, non è se pensava addirittura sparisse per sempre il Parma, che insomma furono veramente delle brutte brutte immagini. Quella sera lì dissi: speriamo che ripartano dalla D e in qualche modo tornino prima possibile in Serie A. Perché il Parma non meritava ciò. I tifosi del Parma non meritavano ciò. Al di là di tutto, divergenze e tutto quello, insomma, è stato veramente delle immagini toccanti. Tant'è che quando ho visto poi la Serie D, io ho tifato, lo dico, simpatizzando, no, il Parma, guardavo ogni tanto, dicevo: speriamo che il Parma salga. Dico la verità, la Lega Pro no, perché non è che guardo tutti i campionati. Tra l'altro la Lega Pro quell'anno lì non la seguì, perché
E Parma riuscì a passare. Quest'anno non ho seguito la Serie B, però ci speravo che il Parma venisse su. Devo essere sincero, anche perché a me le partite al Tardini mi hanno sempre affascinato, no? I Parma-Juve al Tardini. La Juve ci ha vinto una Coppa Italia là, quindi ce l'ha anche perse le coppe, perché una Coppa Italia e una Coppa UEFA il Parma ce le ha portate via, nel senso ci hanno battuto. Però mi ricordo una Coppa Italia vinta a Tardini con un bellissimo gol di Ravanelli, proprio nell'anno dove perdemmo la UEFA. Una lotta a scudetto molto bella, la vinse la Juve, ma col Parma fu veramente una grande squadra. Poi insomma, ne sono tutte le vicissitudini, però insomma, possiamo dire senza fallo che il Parma dagli anni 90 in poi è stata sicuramente protagonista per anni del nostro campionato e speriamo che tornerà protagonista. Sicuramente contento per quello che il Parma comunque... Per quello che Parma rappresenta anche per i suoi tifosi. Un messaggio lo voglio dare prima di chiudendo il video, che anzi si è fatto anche molto lungo, però sto parlando a cuore aperto, ve lo giuro veramente. Non sono il classico youtuber non sono youtuber falso che dice sto a piagne, guarda che tristezza, mi sto emozionando. No, io quando parlo, parlo a ruota libera e se devo dire le cose le dico a cuore aperto. Volevo lanciare un messaggio a quella signora che vidi quel giorno lì, che pianse a Studio Sport e disse non c'è più niente, che mi fece una tenerezza enorme, che fece quasi che mi fece scendere una lacrima a me, a mio padre che si gira e mi fa però che poverini, che tristezza. Ecco signora, non è finito niente, è solo ricominciato. È stato solo uno stop, capita a tutti, ma il Parma c'è ancora e torna a giocare in Serie A.